Non è una partita che dovresti, no? Cioè, una partita tranquilla, ok. 1-1, dicevo, uno del Bayern Monaco. Thomas Müller sul dischetto del rigore, come fischiato, no, al Bayern Monaco. Ah, sì, tira. Sai che è successo? Müller tira questo rigore e lo tira bene. Ospina la sfiora, la palla comincia a girare su se stessa sulla linea, ah, di porta. Müller si butta col corpo, scarpini, tutto quanto. Ospina la sfiora e la riesce a mandare fuori. Quella per me è l'emblema, perché cioè non era tanto la partita, quanto è la circostanza. Ha girato tantissimo, è rimasta ferma però, su se stessa. Comunque andiamo avanti, perché poi rischiamo di fare tardi. Quindi Watford Leicester. Watford-Leicester X2, anche perché il Leicester è vicino alla zona, alla black zone, come sì, la chiamano in Inghilterra. Quindi direi X2 è un Leicester che non so se vince, ma che non dovrebbe perdere. Tottenham-West Ham? Tottenham-West Ham è un Tottenham che quest'anno sta viaggiando, un West Ham in crisi. Ti direi, guarda, da rischiare l'1 gol. Per stare più me le fai più semplici, se no non riesco a trovarle. Dici, non riesci a trovarle. Poi viene il cotone, hai messo un X, un 1 e gol, viene 10.000 euro. Diciamo, dai, mi gioco il gol. Il gol, ok. Intanto Mon aveva trovato 1 e gol. Poi Middlesbrough Chelsea 2. 2 e infine il Monday Night West Bromwich Burnley. No bet. No bet. Ok, allora, quota 57 con 5 euro puntata fissa, facciamo. Se ne vincono 344, quindi gran bella schedina sulla Premier League di questo applauso. Di questo weekend, un applauso. E invece andiamo a, insomma, ma se la prendo merite te i soldi, Matteo? Io sì, come no, la radio, tu, alla radio, che tanto ce l'abbiamo, visto? Perfetto, perfetto. Esatto, perfetto. Ti riempiamo di pecunia. E invece con Ale andiamo a, diciamo, a vedere la patria di Eson Crack, la patria di Eson Crack, cioè la Spagna. E quindi ci aspettate, e quindi andiamo appunto in territorio iberico. E per prima partita Real Betis contro Las Palmas di Kevin Prince, Boateng, over 2 gol. Poi La Coruña Siviglia 2, Barcelona Malaga. Non la giochiamo. Ma il Malaga è da 22, se ti può interessare, cioè. Vogliamo giocare. Non fa come ti pare. Non la giochiamo. Ok, Eibar Celta de Vigo. Mi sa X2. Atletico Madrid Real Madrid, derby di Madrid. Io qua della capitale con no gol. No gol. Così l'hai detto con tono di sfida verso di me, ma io non scendo in campo. Poi Alaves Espanyol di domenica a mezzogiorno. Penso 1x. 1x, Valencia Granada 1, perché prenderli. Sporting Gion Real Sociedad di Sanabria. Sporting Gion Gion. Che fatemi te, 1x. Sì, 1x. E Atletico Bilbao, anzi no, Atletico Bilbao Villarreal, penultima partita, gol Villarreal di Pato, Sansone e Soriano. E Leganés Osasuna. Orenda. Comunque Leganés Osasuna mettiamo under 2 e mezzo. Poi ora, mentre ne parlavo, mentre tu dicevi, intanto la quota è 138, 5 euro vince da 867 euro. Quindi è una schiera molto probabile, molto agevole, diciamo, alle delle probabilità. E io ancora una volta mi chiedo quale sia la sfiga di chi nasce a Barcellona e tifa Espanyol. Beh, chi nasce a Madrid e ti fa Rayo Vallecano, cioè. Sì. Beh, allora, c'hai tuo padre che gioca Rayo Vallecano. Esatto. Poi c'hai tuo padre pure così. Vabbè, no, però. Vabbè, ragazzi, io direi che siamo arrivati ormai alla conclusione. Alle gocce. Io ringrazio Luca Levanti per essere stato con noi. Ringrazio voi per averci ascoltato. Vi do appuntamento a martedì prossimo con Cristiano Montanarello e Luca Di Cuore giallo rosso. Vediamo se troveremo pure qualche ospite speciale per la prossima settimana. Ringrazio Alessandro Paglioni per essere stato con noi. Grazie a te, Matteo. Grazie a te, Luca, per essere venuto. Vi invito a mettere like sulla nostra pagina Facebook, La Tana di Lupi, a seguirci su Twitter, a riascoltare la puntata su Spreaker. E vi salutiamo con un successo di un grandissimo cantautore scomparso qualche anno fa. Questa è Futura di Lucio Dalla. Martedì prossimo e forza Roma.
chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri. Rimani i russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva. Senza avere paura domani.